In un piccolo villaggio nascosto tra le profondità delle montagne. Circondato da fitte foreste e cime innevate, il villaggio era avvolto da un'atmosfera di tranquillità. Ma questa tranquillità fu presto infranta da una serie di avvenimenti che lasciavano tutti perplessi. Era una fredda notte invernale quando i primi abitanti del villaggio iniziarono a raccontare strane storie di un'insolita creatura che si nascondeva tra i paesaggi innevati. Alcuni dicevano di aver sentito strani ululati nel silenzio della neve. Altri affermavano di aver visto delle ombre che si muovevano nei boschi durante la notte. Inizialmente, la gente prese questi racconti con scetticismo, attribuendoli a storie inventate o all'immaginazione di chi li aveva uditi. Ma col passare del tempo, i racconti divennero sempre più insistenti e dettagliati, tanto che gli abitanti cominciarono a chiamare questa creatura lo spirito della neve. Un giovane avventuriero di nome Marco sentì parlare di queste storie e decise di andare alla ricerca della verità. Munito di attrezzature da escursionismo e un grande coraggio, si avventurò tra gli intricati sentieri di neve alla ricerca di prove dell'esistenza di questa misteriosa creatura. Durante il suo viaggio, Marco incontrò molti abitanti del villaggio che, riuniti attorno ai fuochi, gli raccontavano delle loro esperienze con lo spirito della neve. Alcuni avevano trovato bende insanguinate tra la neve, altri avevano avvistato delle tracce misteriose che portavano a luoghi sconosciuti. Marco decise di raccogliere tutte queste testimonianze per cercare di capire cosa si nascondesse realmente tra quelle montagne. Dopo diverse settimane di ricerche, Marco scoprì un vecchio uomo di nome Giorgio, che gli raccontò una storia particolarmente intrigante. Anni prima, Giorgio aveva avuto un incontro ravvicinato con lo spirito della neve e aveva appreso un segreto che scuoteva ora tutto il suo essere. Secondo il vecchio, lo spirito non era altro che il fantasma di un cacciatore malefico che, durante una notte di temporale, si smarrì tra i boschi e morì congelato. Giorgio raccontò anche che esisteva una sorta di incantesimo che poteva liberare lo spirito dalla sua maledizione. Marco, determinato a porre fine a queste vicende, si mise alla ricerca di un libro antico, custodito in una vecchia biblioteca, che poteva contenere questo potente incantesimo. Dopo molte peripezie e pericolose avventure, Marco riuscì finalmente a recuperare il libro. Dal suo antico manoscritto, apprese che l'incantesimo per liberare lo spirito poteva essere eseguito solo durante una notte di luna piena. Con l'aiuto di una pietra sacra, situata sulla cima della montagna più alta. Con i suoi nuovi alleati, Marco si inerpicò verso la cima, arrampicandosi su ripidi pendii e superando nevicate improvvise. Finalmente, raggiunse la vetta della montagna proprio durante una notte di luna piena. Con la pietra sacra nelle mani, Marco iniziò a recitare le parole incantate del vecchio manoscritto. Nel momento in cui pronunciò l'ultima parola, un vento gelido iniziò a soffiare sulla montagna, e dal cuore della neve si materializzò lo spirito della neve. La creatura, intrappolata tra due mondi, si rivelò ai presenti come un'ombra iridescente di neve e ghiaccio. Piena di gratitudine per l'aiuto di Marco, la creatura sussurrò una parola di ringraziamento prima di scomparire nella notte. Da quel momento in poi, gli abitanti del villaggio non sentirono più alcun ululato o videro ombre misteriose tra i boschi. La presenza dello spirito della neve era svanita, e il villaggio poté finalmente tornare alla sua solita tranquillità. Marco si era guadagnato il rispetto di tutti gli abitanti del villaggio per aver risolto il mistero che li aveva afflitti per tanto tempo. Ma il viaggio alla ricerca dello spirito della neve, nonostante il pericolo e il terrore che aveva provato, gli aveva donato anche una lezione imprevista: non tutto ciò che sembra spaventoso e misterioso nasconde necessariamente un male. Una notte invernale, in un tranquillo villaggio circondato da foreste e montagne, cade una fitta nevicata. Tutti i residenti, esclusi gli accidenti occasionali, sono al sicuro nelle proprie case, avvolti nel tepore e protetti dalla quiete del sonno. Ma questo non sarebbe stato il caso per molto tempo. Alcuni giorni dopo, quando la neve ha raggiunto un'altezza considerevole, una giovane ragazza di nome Lara decide di fare una passeggiata solitaria per godersi la magia dell'inverno. Indossa un caldo cappotto e si avvolge in uno scialle di lana, mentre affonda i piedi nella neve immacolata. Non molto lontano da casa,
nota una piccola distesa nel manto bianco. Proprio lì, si concretizza la sua strana avventura. Curiosa, si avvicina con circospezione e rimane a bocca aperta di fronte a ciò che vede. Nella neve si trova una perfetta impronta circolare, grande quanto un uomo adulto. Impossibile che qualcuno le abbia lasciato quella traccia, dato che non c'è anima viva in giro. Eppure, ancora più sorprendente, la traccia non mostra segni di calpestio intorno, come se l'impronta sia apparsa semplicemente dal nulla. Lara rimane perplessa e decisa a scoprire cosa potrebbe aver fatto quella misteriosa impronta. I giorni seguenti ripete le sue escursioni in quella stessa zona determinata a trovare dei riscontri. Con il passare del tempo, scopre altre impronte simili nella neve, ognuna delle quali sempre più grande della precedente. Ora, la sua curiosità si trasforma in un'ossessione. Passa le giornate a cercare indizi, ore e ore a studiare le impronte, cercando di rimettere insieme i pezzi di questo inspiegabile puzzle. Man mano che sviluppa la sua teoria, cominciano ad accadere strane cose. Lara nota il vetro rotto nelle case vicine, mobili rovesciati e un senso di presenza costante. Non riesce a dormire, tormentata dai sogni oscuri e dall'inesplicabile sensazione di essere osservata. Le impronte, intanto, continuano ad apparire a intervalli regolari nella neve. Una notte, mentre Lara è impegnata nella sua ricerca, il vento si intensifica e tutto si avvolge in un silenzio inquietante. Si sente persa in mezzo a questo grande bianco. Improvvisamente, una figura emerge dall'ombra. La creatura è alta e slanciata, avvolta in un manto di neve e ghiaccio. I suoi occhi sono freddi come il ghiaccio stesso, e le sue labbra sono azzurrine e tremanti. Il suo camminare è lento ma potente, e con ogni passo che fa sembra consumare energia vitale. Lara è paralizzata dal terrore, ma indebolita dall'odio nei confronti di questa creatura che si è impossessata del suo villaggio. Perché ha portato il caos e il dolore in un posto così pacifico? Ha una rabbia feroce dentro di sé e decide di sfidare la creatura, indipendentemente dalle conseguenze. Viene fuori di casa e si trova di fronte al mostro. I loro sguardi si incrociano e in quell'istante una sfida silenziosa viene lanciata. La creatura si sposta lentamente verso di lei, ma quando si avvicina, Lara riesce a vedere un barlume di tristezza nei suoi occhi. Poi, la creatura solleva una mano ghiacciata e Lara è circondata da una luce accecante di ghiaccio e neve. Quando torna in sé, si ritrova in mezzo a un'altra dimensione. Un mondo gelido e desolato, dove la creatura viveva da sola, esiliata e dimenticata. La sua rabbia era alimentata dalla solitudine e dalla disperazione. Lara, abbagliata dal dolore e dalla fredda verità, si rende conto che la creatura non voleva farle del male, ma solo cercava disperatamente compagnia. Risoluta a porre fine a questa sofferenza, Lara raggiunge il centro del mondo di ghiaccio, e la creatura si ritira nelle ombre. Raggiunte le allucinanti conseguenze di questa battaglia, Lara è pronta a sacrificarsi per riportare l'armonia nel suo villaggio. Si getta nel pozzo oscuro, un atto di amore e compassione che ruppe la maledizione e sigillò la creatura nella sua prigione di ghiaccio per sempre.